Bonjour ragazzi, bonjour, nuovo vlog. Scusatemi per il casino, ma c'è il robottino. Il robottino che sta pulendo casa come al solito. Oggi è il 23, quindi meno due giorni a Natale. Non ci posso credere che sia già Natale. Questo periodo è stato un po' incasinato, ma adesso piano piano sta tornando tutto alla normalità e anch'io mi sento meglio. Quindi mi scuso ancora se vi ho fatto preoccupare tanto, ma è stato un periodo difficile. Ho cercato comunque di non abbandonarvi completamente su YouTube, ma adesso ci sono. Come vi dicevo, probabilmente il 25 ed il primo non ci saranno nuovi video proprio nei giorni di festività, però per il resto dovrei essere presente. Tra l'altro stamattina sono andata alla pescheria a prendere le capesante e i branzini per il pranzo slash cena di domani. Mamma mia, gatto Denver! Sì, ho capito, vuoi salutare? Ciao! Ciao, ciao, ciao amore mio. Sì, sì, ma quanto chiacchiera questo gattino? Tutto bianco e un poco arancione. Tutto bianco e un poco arancione. Sì, sì, hai ancora un po' d'acne, gatto Denver. Questo invece è il casino che nasce dopo che ho filmato un video unboxing, quindi adesso metterò un po' a posto tutta sta roba, che alla fine sono molti prodotti ma anche tanta plastica e tanta carta da riciclare. Quindi adesso separeremo il tutto. Ok, ce l'ho fatta ed ho sistemato più o meno il mio studio, a parte questi due pacchetti che in realtà mi sono appena arrivati oggi, quindi non fanno parte dell'unboxing, ma magari vi farò vedere il contenuto sulle storie. E qui invece ho diviso tutta la carta e tutta la plastica. E tra poco porteremo tutto giù. Adesso invece chiuderò la musica, perché stavo ascoltando musica mentre mettevo tutto a posto, e mi metterò al montaggio del video che ho filmato ieri e che andrà online oggi alle 17:30. Mi sto truccando, ho dovuto lasciare per un attimo il montaggio perché vado a fare in velocità il semipermanente mani, che mi si è tutto rovinato proprio. Ovviamente oggi 23 dicembre, il giorno prima della vigilia, e poi devo avere le unghie a posto almeno per qualche giorno durante le feste, anche perché poi loro chiuderanno penso, quindi vado a rifare il semipermanente e poi ritorno a casa, finisco il video, o forse prima vado a fare un po' di Christmas shopping e poi torno a casa e finisco il video. Mentre mi trucco stavo guardando un nuovo video di Lior Alexandra. Io amo il suo canale, parla anche lei di legge d'attrazione, positività e anche mi aiutano sempre i suoi video. In particolare era un periodo in cui forse non mettevo più tanto in pratica la legge d'attrazione e non lo so, mi ero un po' persa per quanto riguarda questo, quindi è meglio rinfrescarmi la memoria, perché anche se molte cose le sappiamo, è sempre bene rinfrescarci la memoria. Quindi, altra cosina volevo dirvi, oggi per la prima volta ho usato il mini rossetto MAC, questo è il kit che ho preso ad Alkmaar della collezione natalizia, ci sono tre rossetti all'interno, sono tutti nude, e oggi ho usato questo che si chiama Once Upon the Stars ed è anche molto carino il packaging. Ovviamente è mini, quindi è piccolino questo rossetto, però il colore mi piace un sacco. Ok, direi che adesso sono pronta, quindi semipermanente, e poi vedo che ora sarà e se riesco a fare un po' di Christmas shopping, cioè in realtà devo fare un sacco di regali ancora, quindi penso che peggio di me non esista, che il 23 di dicembre devo fare un sacco di regali, ma ce la faremo, quindi penso che prima andrò in cerca dei regali, poi tornerò a finire il montaggio del video. Ok, sono pronta per uscire, volevo farvi vedere l'outfit, sto indossando il poncho, sa che si chiama poncho, così mi avete detto, il poncho di Fendi, che mi sono autoregalata per il mio compleanno. Poi ho la boy bag nera, questi pantaloni in simil pelle
che i gatti mi hanno tutti rovinato. Infatti da vicino si vedono tutte le, i segni delle unghie. E poi questi stivaletti che ho preso su ASOS. Mi state chiedendo in tantissimi dove li ho trovati, e appunto li ho trovati su ASOS. Li ho presi un mesetto fa, quindi secondo me li trovate ancora. E questo è quanto, la maglia sotto è di motivi e poi ho questa giacca in pelle che ho preso tipo 10-15 anni fa addirittura e continuo ad utilizzarla. Non fa freddissimo, quindi non mi serve un cappotto pesante oggi, posso uscire così, che è quasi più un outfit autunnale, ma stamattina sono uscita con il cappotto, ragazzi, e faceva caldissimo, quindi mi sono un po' alleggerita e lì invece ho tutto l'ambaradan che devo portare giù. Che meraviglia! C'è un sacco di gente, tutti che fanno le ultime spese natalizie per i regali, l'ultimo shopping prima di Natale. Che meraviglia! Fatto il semipermanente, ragazzi, finalmente sono a posto. Ho voluto fare questo rosso molto natalizio oggi per cambiare un po'. Che cosa ne dite? Io sono stra felice. È un rosso aranciato, però su di me sembra più rosso classico. Happy? Ok, adesso unghiette a posto, finalmente. Ho trovato dei centrotavola molto carini, ragazzi, guardate che carini. Super contenta, e ho preso anche questa candelina con Babbo Natale. Trovato anche il regalo per Eric, sono molto contenta, spero sia quello giusto perché aveva visto una cosa qualche tempo fa e spero di aver preso la stessa che aveva provato, quindi e spero che dal video, perché lui si guarda i miei video, spero che dal video non capisca di che cosa si tratta, ma tanto potrei impedirgli di vedere il video. Perché oggi è 23, questo video sarà online il 24, quindi potrei impedirgli per una giornata di vedere il video, così magari non capisce di che cosa si tratta. E adesso sto andando a prendere un'altra cosa per Eric, che volevo prendere, e per mia mamma. Per Eric volevo prendere anche un bigliettino d'auguri, questi sono quelli natalizi. Vediamo. Questo è carino. Trovato anche il regalo per la mia mamma. Sono super super contenta perché sto trovando tutto subito. Sono tornata a casa ed ho trovato tutto quello che volevo prendere, quindi super happy. Ultima cosina sempre per Eric, ma ovviamente non vi posso far vedere che cosa c'è all'interno, altrimenti tutti scoprono che cosa gli sto regalando. È già tardissimo, devo mettermi al montaggio del video, che sono già le 18:30. E quindi sicuramente non andrà online in tempo. Dico sempre, oggi ce la farò a mandare il video online alle 17:30, poi non è mai così, però l'importante è che arrivi, me lo dite sempre. Qui come al solito c'è il gatto Denver. Ciao amore mio. E lì c'è gatta Stellina. Ciao gatta Stellina. Gatta Stellina. Da notare che quest'anno non ho fatto nemmeno l'albero a casa, perché ho passato praticamente tutto il mese di dicembre, quasi tutto il mese di dicembre, in Olanda, e quindi ho fatto l'albero con la mia amica Demelza, ma non l'ho fatto a casa, ma sono rientrata a casa tipo il, non lo so, il 19, una roba del genere, e non mi andava onestamente di fare l'albero per pochi giorni, quindi quest'anno un Natale è un po' così, ma appunto è stato un periodo anche un po' così, quindi l'importante è che adesso vada tutto bene. E sì, e basta, ho una fame da lupi. Stasera vado a mangiare la pizza con mia mamma. Eric lavora la notte e devo muovermi a finire questo montaggio, così poi posso andare a mangiare la pizza. Tra l'altro volevo farvi vedere, scusatemi, sto mangiucchiando una delle vitamine per capelli. Volevo farvi vedere il biglietto bellissimo che mi ha spedito la boutique Chanel di Venezia. Guardate che meraviglia, Coco Chanel davanti al caminetto con due renne in soggiorno e tutti questi pacchetti Chanel, molto carino, e all'interno ci sono appunto gli auguri anche per un buon anno. Bellissima davvero, mandano sempre gli auguri con le cartoline più belle. E sono qua con mia mamma in pizzeria.
ragazzi, a tutti, buon appetito. Mangia con me la pizza? Tutti. Io ho preso una cocò che è con uovo e prosciutto. Non prendetemi in giro perché prendo l'uovo sulla pizza. Lo so che per tantissimi è un abominio. E mia mamma ha preso una rossa con la ricotta, le melanzane e l'uovo. E l'uovo. Buon appetito. E mia mamma ha preso anche il profiterol. Che buono. Buonissimo, buonissimo. Mia family, sono tornata a casa. Stavo per dirvi, adesso mi lancio nel lettone, ma in realtà no, perché devo prima struccarmi. Boh, ok, ragazzi, quindi mi strucco e poi vado subito a nonna. Gatto Denver, notare che non dovrebbe salirci sul letto. Cosa ci fai qui tu? Cosa ci fai qui tu? Mi dai bacini? Ok, grazie, grazie Gatto Denver. Grazie Gatto Denver. Sta arrivando qualcun altro. Buonasera. Buonasera, gata Stelin. Che faccia hai, Denver? Ok ragazzi, buonanotte, voi vedrete questo video domani che è la vigilia, quindi buona vigilia, e se non ci vediamo domani, perché credo che domani 25 non ci sarà un nuovo video, festa anche per me, però buon Natale a tutti voi, ricordate che vi voglio tantissimo, tantissimo bene, vi mando un bacione, spero passiate questo Natale in allegria, con tanta felicità nel cuore e assieme alle persone che vi vogliono bene, quindi bacio grandissimo, buon Natale e noi ci vediamo il 26. Bacio, ciao, good night.